Iniziamo con... Mi sentite, sì? Sì. Iniziamo con, lo ripeto un po', su quello che è lo scopo dell'opera del Vangelo di Matteo, anche perché uno dei motivi per cui i Vangeli si differenziano l'uno dall'altro è proprio, c'è anche uno dei motivi, è proprio anche è lo scopo che ogni evangelista perseguiva nello scrivere il Vangelo. Quindi già ogni Vangelo ha una sua struttura, una sua impostazione data dall'evangelista che vuole raccontare la storia di Gesù per raggiungere un determinato scopo. Quindi quello di Luca è uno, quello di Marco è un altro scopo, ma Matteo ha un altro motivo per cui scrive in questo modo, racconta in questo modo la storia di Gesù. Matteo si preoccupa in modo particolare di presentare Gesù come il Salvatore di tutti gli uomini. Viene presentato anche come profeta anche negli ultimi tempi, colui che ha stabilito un nuovo rapporto tra Dio e gli uomini. Ecco, lo vedremo la prossima volta come Matteo prova a dire che Gesù è venuto a stabilire una nuova alleanza tra Dio e l'uomo, un nuovo modo di rapportarsi. La vecchia, l'antica alleanza, quella stabilita da Mosè, dalla legge, era un'alleanza basata appunto sulla osservanza della legge, ma anche un'alleanza basata sulla paura di Dio. E come dice Giovanni, lo vedremo quando faremo, che la prima alleanza era un'alleanza senza vino. Vino. È interessantissima, adesso lo vedremo domenica scorsa a messa. Io quando vedo Giovanni tremo, capito, per il commentario, perché non è facile. Quella pagina delle nozze di Cana non ha quasi nessun valore storico. Cioè, in pratica, Giovanni non aveva nessuna intenzione di raccontare, fare cronaca di un pranzo di sposi in un paese della Palestina. Ha un valore tutto teologico quel testo e secondo i simboli tipici del Vecchio Testamento, per esempio nel Cantico dei Cantici, quando si parla dell'amore, l'amore viene raffigurato, simbolizzato con il vino. Quindi la vecchia alleanza era un'alleanza senza vino. Anche perché noi abbiamo tradotto male. Vedete le fregature che noi anche prendiamo. Noi nelle adesso hanno corretto la CEI, ma è la madre, notate, non dice neanche Maria, e la madre disse a Gesù: non hanno. No, no, come è scritto? Secondo la vostra memoria. La vecchia traduzione era: non hanno più vino. Che di per sé, a rigor dei termini, andrebbe bene, ma siccome non è una cronaca, Giovanni non gli interessava dire: oh, guardate, prima ce l'aveva, adesso non ce l'ha più. Ma è tremendo Giovanni che scrive, non dice non hanno più vino, non hanno vino, quindi il vino non c'è. Quindi proprio per dire che l'antica alleanza era un'alleanza basata appunto sul rispetto della legge e sulla paura.
La nuova alleanza che Gesù viene a instaurare è invece quella che noi diciamo anche nella Messa, è una nuova ed eterna alleanza basata non più sulla legge, sul rispetto, ma basata sull'amore. Matteo ci prova, anche se lui fa una fatica tremenda a dire questo, perché? Perché Matteo scrive a una, questo dovete sempre tenerlo presente, scrive sempre a una comunità di cristiani che erano provenienti dalla religione ebraica. E quindi queste persone, come lo siamo tutti noi uguali, non ce la facciamo a staccarci di dosso certa cultura religiosa, no? Che ci portiamo dietro anche noi. Per cui la comunità dei cristiani di Matteo diceva sì, Gesù è bello, Gesù è forte, però ci vorrebbe pure la legge. Però bisogna introdurre anche qualche elemento. È quello che c'è anche oggi nelle nostre comunità cristiane, no? Si parla sempre di misericordia, dell'amore, di accogliere, c'è gente tra di noi che dice tutto sto amore, tutta sta misericordia, è anche troppo, no? Dice, ma ci vuole un po' di rispetto delle norme, delle regole, delle leggi, se no qua ognuno, vedete, anche tra di noi c'è questa fatica. Noi siamo un po' della comunità di Matteo. Va bene? Siamo ancora un po' della comunità di Matteo. Lo scopo prioritario del Vangelo di Matteo è catechetico, è parenetico. Parenetico vuol dire, la parola parenetico vuol dire esortativo, è un ammonimento. Matteo è un pastore d'anime di una comunità e in quanto tale scrive il Vangelo con questo intento non di castigare né di condannare, ma di ammonire, esortare, no? Fare catechesi per una comunità che deve crescere secondo il nuovo spirito evangelico. E lui intende proprio presentare la figura di Gesù come l'uomo, il Dio della nuova alleanza e su cui specchiarsi. E di fronte alla figura di Gesù imparare a fare delle scelte concrete, quotidiane. Una delle caratteristiche del Vangelo di Matteo, se voi lo leggete, è il Vangelo del fare. Del fare, ma non, qui cambia parola la musica, non fare nel senso di eseguire le norme legislative, no? Ma Matteo insiste sempre a fare la volontà del Padre. Non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio, questo entrerà nel regno dei cieli. Quindi vedete, spiazza la cultura giudaica e imposta questa etica su un principio nuovo, che è quello del fare. Non basta dire, non basta il ritualismo, non basta il tempio, non basta i sacrifici, non basta il rispetto della legge, è necessario fare la volontà del Padre. Ecco, questo è lo scopo dell'opera di Matteo. Quindi Matteo scrive a una comunità che fa fatica a crescere, fa fatica a superare la legge, la mentalità, la cultura del rispetto della legge
e introdursi invece in una nuova cultura, è la cultura dell'amore gratuito di Dio che deve essere accolto. Non basta dire sì, 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 bisogna accogliere poi concretamente. Quindi la nuova giustizia di cui parla Matteo, no? Matteo riporta una frase di Gesù: se la vostra giustizia non è superiore a quella degli scribi farisei, voi non farete parte del regno di Dio. Se la vostra giustizia, la giustizia nel Vecchio Testamento, nella Vecchia Alleanza, era basata sul rispetto del rito, della legge, sul fare le belle espressioni liturgiche, fare le belle cerimonie. Ecco, Matteo dice: non basta più questo. Non so se vedete già quello che vi sto dicendo adesso, forse potrebbe già aiutare a capire che forse il Vangelo di Matteo, che secondo me è, per me è anche il più lontano come spirito, no, è più lontano, ma è un Vangelo interessante che ci aiuta anche a quelle comunità, aiuta le comunità ancora oggi che fanno fatica a passare dall'economia della legge all'economia dell'amore e della gratuità. È un tema ancora attualissimo. Linee teologiche in Matteo. Voi sapete, l'ho detto già tante volte, ma lo ripeto, che il Vangelo, ogni Vangelo, non è una storia, secondo almeno l'accezione classica di storia, ma ogni Vangelo è una teologia. Il pensiero teologico di Matteo si può riassumere in tre grandi capitoli. Primo capitolo è come Matteo presenta la figura di Gesù. Secondo capitolo è come Matteo concepisce, sente, vede, descrive, rappresenta la Chiesa. Quindi l'ecclesiologia in Matteo. Terzo capitolo è in Matteo, già l'ho detto, è molto presente in Matteo l'impegno etico. Ecco i tre capitoli che stasera cercherò di presentare. Primo capitolo è come Matteo presenta a noi la figura di Gesù. Il Vangelo di Matteo si può dire che è il libro di Gesù, tra virgolette, figlio di Davide, figlio di Abramo, Messia, cioè di Israele e delle genti. Guardate già una differenza che significa anche che Matteo fa fatica tanto a presentare, anche lui è un buon ebreo. Luca, quando presentava Gesù, ha detto figlio di Davide, figlio di Adamo. E Matteo non dice figlio di Adamo, dice figlio di Abramo. Restringe in un certo senso già il valore universale, no? Della figura di Gesù. E si vede proprio già con questa nota semplice, vedete la sua preoccupazione, la fatica di presentare Gesù in senso proprio come l'uomo, il Dio di tutti. Quello che noi abbiamo celebrato e vissuto
nell'Epifania, pochi giorni fa. L'Epifania non è la festa dei magi, anzi, anche qui è meglio che sto zitto, ma di per sé è un testo molto relazionale, molto elaborato, dove non dobbiamo tanto fermarci alla stella, ai magi e tutto il resto, ma fermarci soprattutto al messaggio teologico che Matteo vuole dare attraverso questi segni, questi personaggi. Penso che l'abbiate sentito nell'omelia, spero di sì. Spero che qualche prete non abbia parlato della Befana, insomma, no? Ma prima di tutto magi è sbagliata la traduzione, non è corretta. È maghi, no magi. Ed è forte questo fatto, questo rappresentare queste tre figure è fortissimo, perché i maghi, i cartomanti, gli astrologi, le fattucchiere non potevano assolutamente entrare nella terra di Palestina. Erano minacciati di morte, questo è scritto nel Levitico. Non potevano entrare, erano considerati veramente i pagani, gli estranei, i lontani, gli scartati, coloro che sono fuori anche dalla salvezza. E guardate l'interessante Matteo, che invece affida la seconda manifestazione, l'Epifania vuol dire questo, la seconda manifestazione a chi l'affida? A degli estranei, a dei maledetti, a degli indemoniati, a degli scartati, a dei lontani, i pastori e i magi. Come a dire che il Dio è il Dio, il Dio Emanuele, a Betlemme, è il Dio di tutti gli uomini. Nessuno scarto, nessuno è estraneo. Questo significa quella lettera, quel capitolo. Spero che già ho scoperto l'acqua calda dicendo questo. Spero. E quindi la tesi di Matteo è: Cristo è un evento da raccontare, da illuminare, da spiegare, da giustificare addirittura per essere accolto. E tutto questo, la spiegazione, la giustificazione, naturalmente viene a partire dalla Pasqua di risurrezione di Gesù. In Matteo Gesù è confermato e molto spesso chiamato figlio di Davide, tramite la discendenza di Giuseppe, ma viene chiamato e anche figlio di Dio, in virtù della presenza forte dello Spirito Santo. Per questo lui è anche il Salvatore. L'appellativo figlio di Dio non è di per sé evidente, ma in Matteo, attenti anche qui, figlio di Dio è sinonimo di Messia, l'unto, il consacrato. Quindi la parola figlio di per sé indica una naturale provenienza. Ma in Matteo, in senso metaforico, sottolinea invece il totale rapporto di comunione e di intesa con il Padre. E nel Vangelo di Matteo viene sempre presentato Gesù come figlio di Dio, nel senso proprio come
avendo un rapporto speciale, intenso, profondo con il Padre. In questo Vangelo Gesù appare come il Messia Salvatore inviato da Dio. Questo, per esempio, è molto evidente nell'episodio che abbiamo letto e meditato ieri. Ci è stato presentato il battesimo. È nel battesimo, attraverso questi segni, no, dell'apertura dei cieli e dell'apertura dei cieli, la colomba, la voce e così di seguito, in pratica lì abbiamo quasi in un certo senso la terza manifestazione dell'identità di Gesù. In questo battesimo viene presentato, no, dopo l'Epifania, dopo il Natale, viene presentato l'identità e la missione di Gesù. Lì viene, come c'è una specie di investitura, di consacrazione, che un Gesù Messia mandato ad annunciare la lieta notizia. Attenti però, un Messia che non coincide con l'unto, il Messia dei servi di Yahweh, di Isaia. È un Messia diverso, che sorprende, un Messia che si rende solidale con l'uomo. Vedete, noi altri non ci abbiamo fatto caso, ma è molto bello, già significativo, questa presenza anonima di Gesù che si presenta al Giordano e si mette in fila in mezzo all'umanità, in mezzo agli altri. Questa solidarietà profonda che Gesù dimostra, no? Con questo gesto semplice di lui, che non aveva bisogno di fare un rito di purificazione, eppure si mette in fila in mezzo agli uomini, nel senso proprio di questo condividere l'umanità. E lui è venuto a rimettere in piedi gli infermi, i malati, gli indemoniati, è venuto a mettere in piedi, a restituire dignità agli scartati e così di seguito. Un volto particolare che si distanzia da quello del Vecchio Testamento, dal Messia del Vecchio Testamento. Gesù non corrisponde, come stavo dicendo, non corrisponde all'idea di un Messia nazionalista, politico, liberatore dal giogo romano. Ecco perché, proprio per questo, lui non si presenta come il vendicatore di Israele, come veniva annunciato nel Vecchio Testamento. E quindi il conflitto con Gesù si fa aspro. Perché Gesù non forma una setta, ma si mette in contatto col popolo intero e discute pubblicamente con l'autorità, con i capi, i scribi, i farisei, in prima fila. L'attività di Gesù in Matteo si esercita nella liberazione dalle forze del male che si manifestano negli inferni e negli indemoniati. Al tempo stesso, Gesù è l'interprete autentico della legge divina, di cui però ripropone una interpretazione radicale, liberandola, questa legge antica, dalla fratta, dalla siepe di tradizioni che stava soffocando la stessa legge. Di questo noi ne parleremo a lungo la prossima volta, quando riprenderemo quella frase importante, ma anche molto, molto strana, anche non discutibile da interpretare, no? Io sono venuto a portare a compimento la legge, neanche uno iota viene annullato, no? Dice, ma come? Prima parli di una interpretazione di una nuova legge, parli del vino nuovo che non si può mettere in otri vecchi, e adesso qui dici così. Vedete, nel Vangelo di Matteo ci sono frasi che non possono essere estrapolate, tirate via
per dire, a far dire a Gesù una cosa, bisogna prenderlo nel loro insieme, altrimenti corriamo il rischio di far dire a Gesù ognuno quello che vuole. È importante riprendere tutte le parole e tutto l'atteggiamento. Quindi propone Gesù la nuova fedeltà, una nuova relazione con Dio che si rivela con il Padre, e soprattutto propone Matteo, già come l'ho detto all'inizio, il modo di compiere la volontà del Padre. Il modo. E lui, ecco già la novità, inquadra tutta la legge in termini di amore. Amore per chi? Amore per il prossimo. Che, dichiarando che nell'amore del prossimo sta l'essere figli di Dio. E questa è la novità di Matteo rispetto alla legge antica. La cristologia di Matteo quindi riflette con insistenza il Signore risorto. I titoli di Gesù usati da Marco con molta sobrietà, in Matteo invece si moltiplicano. In nessun altro Vangelo vengono tante volte sottolineate la filiazione divina di Gesù e la paternità di Dio. La spiritualità che Gesù ripropone, che Matteo ripropone ai cristiani, si riassume a sua volta nel vivere come figli di tale Padre, pertanto come fratelli gli uni per gli altri. Ecco un altro titolo che viene espresso nella cristologia di Matteo. Pensate che nel Vangelo di Matteo 60 volte Gesù viene presentato come giudice. Questa immagine non dovrebbe avere molto peso, non perché, attenti, è una verità scomoda, ma perché si tratta di una presentazione che rischia di compromettere l'immagine di Cristo, come Matteo invece in tanti testi ripropone. Matteo, oltre al giudice, ma ripropone con altrettante volte, presenta Gesù come medico, come salvatore, come amico dei pubblicani e dei peccatori. Quindi vedete, è una presentazione abbastanza complessa quella che viene espressa nella cristologia matteana. La designazione con cui Matteo torna con maggiore insistenza è quella che lui mette in bocca a Pietro. Quando Pietro a Cesarea di Filippo dice: che dice la gente che io sia? Ma voi che dite che io sia? La risposta di Pietro, attenti, che non è farina del suo sacco, gli viene detto, è Gesù stesso che lo dice, no? Dice: te l'ha suggerita non la carne ma lo spirito. Pietro risponde: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Anche qui vedete il Cristo. La parola Cristo è la traduzione di unto, Messia. Gesù aggiunge che si tratta di una rivelazione proveniente non da Pietro ma dal Padre, e Matteo ha prestato a Pietro la fede professata dalla comunità intera quando egli scrive. È la Chiesa intera, cioè la comunità di Matteo, che dà questo riconoscimento alla figura di Gesù.
e dichiara che questa presentazione di Gesù non è frutto di una riflessione umana, ma è frutto di un dono che viene dall'alto. Ora, una domanda che viene un po', nasce da questo che vi ho detto, c'è una domanda che è importante. Non so se vi ricordate sul credo, dove quel credo incredibile, che, insomma, quello concentrato che si mette sullo stomaco, no? Che il credo che noi diciamo a messa, quando viene presentata la figura di Cristo, dice della stessa sostanza del Padre. Io me la goderei a sentire voi altri, se voi altri mi insegnate, mi spiegate quel credo che noi diciamo da secoli. Perché io penso della gente che lo dice, anche lo dice in maniera col pilota automatico, glielo giuro, no? Credo che... Ma io faccio fatica, lo dico sinceramente, a pregare con quel credo, e anche perché è un concentrato di formule teologiche espresse dal Concilio di Nicea, che doveva mettersi d'accordo perché facevano cagnara, e finché non si sono messi d'accordo non venivano fuori dal Concilio, perché l'imperatore voleva che le comunità cristiane stessero in pace, perché lui voleva il regno in pace. E voi sapete, a quel tempo c'erano già nelle prime comunità cristiane dei conflitti enormi tra di loro, ma fino addirittura alla violenza fisica. E allora ci fu proprio è l'imperatore che volle che i vescovi si riunissero per un concilio, per ristabilire, fare una sintesi di tutto quello che veniva detto. I primi anni della Chiesa, non so se voi avete mai sentito il gruppo dei doceti, no? Cioè, vuol dire, erano tutti gruppi, diciamo, di teologi, no? Che ognuno, ma mica in cattiva fede, in buona fede, però c'è chi diceva, esaltava la divinità di Gesù a scapito della sua umanità, e chi invece esaltava la sua umanità a discapito della sua divinità. Voi capite, dentro le comunità cristiane c'erano questi problemi, ma non c'è da scandalizzarci, ci sono anche oggi. Dopo un po' di tempo, questo ve lo dico per farvi capire un po' quanta roba c'è dietro quello che sto dicendo, ma a un certo punto hanno trovato una sintesi, perché è come si dice, ma come si fa, queste due cose, come fanno a mettersi insieme? Venne fuori l'affermazione teologica dell'ipostasis, la natura ipostatica, due nature nella stessa persona. Questo vuol dire ipostasis. Non so se ve l'hanno detto, ve l'hanno spiegato la professoressa. L'hanno fatto filosofia, l'hanno fatto cristologia. Scusa, per carità. No, ma cioè io penso anche, che nella storia della Chiesa non ha agito solo l'uomo, la Chiesa, no? I vescovi, il re, l'imperatore, eccetera, eccetera, eccetera. Il padrone della storia è Cristo, no? È Dio. Allora troviamo anche l'incarnazione sua, cioè io non lo so, lei ce l'ha una formula più semplice? Il fondamento della fede nostra è quella. Io ce l'ho bene. Ma dice le stesse cose, un pochettino più articolato. Non diciamo, io volevo semplicemente, scusate se mi sono allargato, chiedo scusa, volevo semplicemente dire che la consustanzialità, ecco, nel Vangelo di Matteo, della consustanzialità, della stessa sostanza, non c'è alcun accenno. Ma c'è invece la pienezza del mandato e la comunione intima, profonda col Padre.
di cui ha fatto lui stesso, Matteo ha fatto apologia davanti ai discepoli del Battista e davanti alla folla. A conferma di questa investitura profetica, di questo rapporto di Gesù intimo, profondo col Padre, ecco, lui lo difende e lo richiama questo suo rapporto in vari passi biblici del Vangelo di Matteo, in particolare quello del capitolo 11, versetto 27. Volevo semplicemente dire questo. Secondo capitolo, l'ecclesiologia. Matteo non cessa di rivolgere la sua affermazione alla comunità di cui guida le sorti. La Chiesa per Matteo non è una raccolta anonima e amorfa di persone, ma popolo di Dio che, e qui c'è un verbo che faccio un po' fatica a dirlo perché è stato interpretato nei tempi passati in maniera quasi conflittuale, è il nuovo popolo di Dio che ha sostituito il vecchio Israele. E qui ci sono per esempio molti biblisti che dicono stiamo attenti a usare questo termine sostituire, perché in lunghi secoli questo termine sostituire è stato motivo di conflitto, addirittura di condanna del popolo ebraico, fino addirittura come nel Venerdì Santo veniva sì, fino ad arrivare lì, poi il concilio, Paolo VI ha eliminato nella liturgia quella parola. L'antica alleanza è stata rinnovata dalla nuova che vede tutte le genti radunate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il regno dei cieli, anche qui il regno di Dio, però gli ebrei non potevano nominare Dio, quindi Matteo chiama sempre regno dei cieli. Il regno dei cieli ha preso il posto dell'atteso regno di Davide. Vedete, anche qui, non so, noi ne abbiamo fatto una presentazione forse non distorta, per esempio l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. La gente grida, Osanna figlio di Davide. Quindi vede in Gesù il restauratore, l'atteso Messia che sarebbe venuto per restaurare il regno di Davide. Quindi le grida con cui viene accolto risuonano di questa mentalità, di questa cultura. Osanna figlio di Davide. Dio ha mostrato il suo vero volto, che è quello di un padre benevolo verso tutti gli uomini, buoni e cattivi, giusti e ingiusti. È Dio che ha inviato il Figlio, di cui ha orientato e approvato le sue scelte, si prende cura di ogni singola persona. La comunità è raccolta in Dio per ascoltare la sua parola tramite Gesù. Dio è sempre il principio e la fine, il punto iniziale e conclusivo della storia della salvezza. Gesù è il figlio amatissimo del Padre perché rivela nei suoi riferimenti umani sentimenti e atteggiamenti divini. Gli uomini sono invitati a comunicare con lui e a far propri i suoi modi, i suoi comportamenti per essere figli di Dio.
La comunità di Matteo è in opposizione ai giudei del suo tempo, con cui mantiene un'intensa polemica. Vedete, anche qui però c'è delle cose strane, perché dai testi anche di Luca, ma anche di i primi cristiani, i primi tempi, si riunivano a pregare nella sinagoga. I primi tempi era, ancora non c'era questo stacco. Poi man mano la comunità cristiana si cominciò a distinguere dalla comunità ebraica, e quindi abbandonato la sinagoga e pregavano in luoghi diversi, si riunivano in luoghi diversi. Nel Vangelo di Matteo, proprio in seguito a questa divisione, nel Vangelo di Matteo sono per esempio molto presenti gli attacchi alla pietà farisaica. Ci sono delle pagine tremende in Matteo, soprattutto il capitolo 23, dove c'è una polemica molto forte di Gesù stesso, almeno come viene espresso, sulla, per esempio, sull'interpretazione anche della legge. E quasi come Gesù deride l'ignoranza sul significato della Sacra Scrittura. Capitolo 23 è incredibile, perché vi è stato detto che ma io vi dico, guai a voi scrivi i farisei, c'è tutto un guai a voi. E si nota lì, è molto forte la tinta polemica che c'è anche nel Vangelo di Matteo nei confronti della comunità da cui ha avuto origine, la comunità ebraica. Naturalmente a questa polemica, a questo distacco dal Tempio, ecco, viene proposta invece in Matteo la fedeltà al regno di Dio, in contrasto con quella degli scribi e i farisei. C'erano le tentazioni di un ritorno indietro nella comunità di Matteo, ce n'erano tante, e vengono molto espresse anche nei primi cristiani, giudaico-cristiani, la tentazione di ritornare alla legge era molto frequente. C'è il capitolo 18 invece, dove Matteo dice Gesù, voi invece, proprio a distinguere la comunità cristiana dalla comunità giudaica. I termini che Matteo usa sono ancora legalisti, risentono ancora della cultura giudaica. Però, attenti, anche qui Matteo, pur usando questa terminologia da cui non riesce a staccarsi, però lui intende propugnare invece un ritorno, una adesione nuova alla fedeltà al regno di Dio. Quindi la sua legge in Matteo, la legge di Matteo, non è la legge antica, ma è il Vangelo, la lieta notizia di Gesù. E l'adesione al regno di Dio e a Cristo si manifesta soprattutto nella pratica delle beatitudini. Vedete, la nuova carta costituzionale della Chiesa non è più il decalogo e tutto il resto delle leggi, ma sono le beatitudini. Quindi non le leggi, le prescrizioni che guidano la vita, ma sono le beatitudini. Ecco, io per esempio molto spesso mi faccio la domanda, l'ho detto già altre volte, quanto tempo noi spendiamo anche nella catechesi
ad ancora ad annunciare, a fare catechesi sul decalogo, le 10 parole, invece prendere le beatitudini? Quanta gente oggi, cristiani, conoscono bene le beatitudini? Ma nemmeno i 10 comandamenti conosceva Gesù. Almeno quelli. Ma fino alle beatitudini, che è ancora di più. Lo so, però. Però. La tradizione dei comandamenti era una tradizione ormai, sì, è vero, ormai sì, ma non è che neanche più i nonni la sanno, insomma. Però dovremmo fare un passo avanti, fare un passo avanti e prendere come punto di riferimento per la vita di tutti i giorni, riprendere invece le beatitudini. Io nelle beatitudini c'è tutto, non è soltanto le beatitudini, poi c'è tutto il seguito nel Vangelo di Matteo, no? Ci sono vari esempi, varie proposte, vari logia dice. Beh, tutta quella pagina, dal capitolo 5 in poi, ecco, deve essere tutto ripreso, studiato. Faccio adesso una cosa scherzosa, ma per dirvi come. Quando io ho fatto a moglie, sto facendo le beatitudini, beati miti, naturalmente ho allargato il discorso, perché poi c'è sotto, sotto le beatitudini c'è la famosa frase: se uno ti dà un colpo sulla guancia destra, tu porgi la sinistra, no? E ci sono tre esempi presi da tre contesti diversi. Beh, voi sapete che oggi questo testo, se voi lo andate in giro a dire, vi si mette a ridere sulla faccia e dice: che fai ancora di credere a ste roba? No? Cioè, sembra favola, sembra una cosa stupida, ci hanno fatto i film, ci hanno fatto le battutacce, insomma, ma per dire. E allora io ho spiegato in maniera molto semplice, c'era un signore che stava davanti a me, che io conosco da pezzo. Mi sono alzato, sono andato davanti a lui, gli ho detto: dammi un colpo sulla guancia destra. Mano destra, guancia destra. E lui mi diceva: ma no, dammi un colpo. E lui dice: ma come tu? E vedi? Cioè, non è un gesto di violenza. Perché secondo di qua, come fa a darla con la destra? La sinistra non poteva essere usata mai. Quindi vedete, non è il gesto di colui che vuole fare violenza, ma di colui che vuole umiliare, quello che noi chiamiamo il mal rovescio. Non ho capito come si deve spiegare. Gli ebrei non potevano usare la mano sinistra. La sinistra mai. Era quindi quel colpo sulla guancia destra era figurato? Non so. No. Luca, che non capiva per niente, non ha capito questa frase perché non era ebreo, cosa fa? Toglie l'aggettivo destra. Per cui non ha capito niente. Ma Luca riporta la frase di Gesù, ma dice: beh, destra o sinistra uguale. No, invece no. Matteo, che invece è di cultura ebraica, sa benissimo cosa vuol dire questo, e cambia completamente il senso. Se voi confrontate, Luca non ci mette la guancia destra, non c'è, ma lo fa perché lui non capisce che c'è dietro. Praticamente sono tre esempi che in pratica sono le strategie della non violenza. Applicata alla beatitudine, beati i miti. Io non mi ci fermo, vado avanti. No, anche perché se volete spiegare le beatitudini, io ormai bisogna che mi date in altri 6, 7, 8 incontri, insomma, quindi è impossibile. Matteo sviluppa estesamente il tema dell'infedeltà dell'Israele storico alla sua chiamata,
pur insistendo alla venuta del Messia per il suo popolo. Matteo mette molto spesso in rilievo il rigetto, il rifiuto di Israele nei confronti di Gesù. Eppure Matteo insiste a sua volta che il messaggio di Gesù non è destinato soltanto al popolo di Israele, al popolo di Dio, ma è destinato a tutti i popoli. Questo viene detto soprattutto l'ultimo capitolo, le ultime parole del Vangelo di Matteo, quando andate per tutto il mondo annunciate il Vangelo a tutte le genti. Proprio il Vangelo di Matteo finisce così, capitolo 28. Quindi l'antico popolo messianico è stato, tra virgolette, sostituito dalla comunità cristiana, che include tanto i giudei quanto i pagani. Il Vangelo di Matteo quindi è un Vangelo ecclesiastico. Molte volte si dà i titoli, no? Ma ecco, se possiamo dire, se il Vangelo di Luca era il Vangelo della misericordia, alcuni, molti dicono che il Vangelo di Matteo è il Vangelo della Chiesa, della comunità. Cioè, nel senso che in Matteo c'è una preoccupazione, un'attenzione particolare alla comunità cristiana, a cui lui propone, insegna soprattutto il seguire, la sequela di Cristo. Seguire Cristo. Attenti, anche qui, seguire Cristo non vuol dire imitare. Una cosa è seguire, un'altra cosa è imitare. Gesù parla sempre di seguire, seguimi, seguimi. Il regno di Dio sarà dato a un popolo che produce i suoi frutti, la cui condotta e attività rispondono alle esigenze del regno. E qui Matteo, io non c'ho tempo, porca miseria, casomai fa solo questo, poi il resto lo leggerò. Matteo inserisce, a proposito dell'esigenza di vivere e accogliere le proposte di Gesù della sequela, inserisce una parabola strana, la parabola delle nozze, che adesso, deciso adesso, ve lo farò subito adesso dopo la pausa, perché è una parabola che sembra in sé quasi contraddittoria, ma che rispecchia invece la fatica di Matteo di far comprendere della necessità di non solo dire sì, ma di fare, di accogliere la propria vita la proposta di Cristo. Quindi adesso pausa, poi spiegherò questa parabola di Gesù. Del banchetto di nozze, cioè il regno di Dio è simile a un re che prepara un grande banchetto per le nozze del figlio, poi manda i servi a chiamare gli invitati, e gli invitati a tre volte manda i messaggeri a invitare, e tutti questi tre gruppi di persone rifiutano l'invito. Allora il re si sdegnò, mandò il suo esercito e fece morire quegli assassini e incendiò le loro città. Quella che c'era. E 22.
Poi disse ai servi: il banchetto è pronto, ma gli invitati non erano degni. Andate, sentite qui, andate per le strade e invitate al banchetto tutti quelli che trovate. Vedete già come se il rigetto del popolo ebraico diventa l'occasione di un annuncio più universale del messaggio. I servi uscirono, radunarono tutti quelli che trovarono. Sentite anche qui, per Matteo è una bomba, per lui invitarono tutti, buoni e cattivi. Non c'è selezione, non c'è, dice, tu lo meriti, tu c'hai i bollini pronti, te no. Buoni e cattivi. Quando, e la sala fu piena. E qui c'è la stranezza. Quando il re entrò nella sala, vide un tale che era vestito senza, non aveva l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito di nozze? Quello non rispose nulla. Allora il re ordinò ai servitori: legatelo mani e piedi, gettatelo fuori nelle tenebre. E qui è la frase classica di Matteo: la piangerà. Qui tradotto in maniera un po' strana, piangerà come un disperato. Poi aggiunse Gesù: perché molti sono chiamati al regno di Dio, ma pochi vi sono, pochi gli eletti. Allora, dove sta la stranezza? Anche perché, attenti, io dico stranezza perché se voi lo rapportate con Luca c'è una differenza. È che questo ha invitato tutti, ha voluto la sala piena, non ha guardato in faccia nessuno, cioè buoni e cattivi, va bene? Buoni e cattivi, è riempito. Poi lui stesso ha invitato tutti, buoni e cattivi, entra e dice a uno: perché tu sei senza la veste nuziale? Dice: ma cioè questa condizione della veste nuziale, ma la potevi di prima, ma non dopo. Cioè, vuol dire, hai cambiato, hai messo delle condizioni nuove, ma dopo che hai invitato tutti, buoni e cattivi, non vi sembra una forzatura? In realtà gli esegeti dicono che questa ultima parte non è di Gesù, è frutto invece della riflessione, meditazione della comunità giudaico-cristiana, che riflettendo su questa parabola di Gesù non gli riusciva ad andare giù, non mandava giù, faceva fatica ad accogliere questo testo che parla di un ingresso non condizionato, di un invito non condizionato a tutti, buoni e cattivi. E basta, non ci sono delle condizioni per entrare, no? Per entrare nella sala, nel regno di Dio. Non ci sono condizioni. C'è questo atteggiamento di amore gratuito, incondizionato di questo re che invita e tutti buoni e cattivi, poi invece in un secondo momento viene detto: no, tu non c'hai l'abito nuziale, fuori. Ecco, questa aggiunta, questa altre giunta, teorie invece? Eh? Ci sono altre teorie? Altre teorie in che senso? La prima teoria è questa, no? Che lei ha detto, ok, allora non sono parole di Gesù. Ok. Funziona, Non c'è. Anche perché sennò quale. No, non ce ne sono altre. Almeno dal punto di vista esegetico, tutti gli esegeti sono d'accordo su questo. Non è una mia teoria. Io ve lo dico sempre, guardate, io canto di rendita. Cioè, non è che io sono un genio che mi invento, no, basta leggere i libri di esegesi, non è che
E se fosse un'altra la chiave, che la chiave, un'altra chiave potrebbe essere che la chiamata implica automaticamente una veste per entrare. No. Qui si nota, invece, cioè non è sbagliata, attenti, non vorrei che qualcuno dicesse che è una giunta finta, falsa, no. È si nota da una parte l'annuncio di Matteo che vuole presentare il Cristo, il mio Dio, come un regno aperto a tutti. Non ci sono il privilegio del popolo ebraico, è finito. Bene, è aperto a tutti. Nello stesso tempo però, siccome i giudei vengono da una cultura in cui si diceva che per poter entrare e meritare l'amore di Dio era necessario rispettare almeno le condizioni, le prescrizioni, ecco che la comunità cristiana fa fatica ad accettare questo atteggiamento di gratuità totale da parte del re. E quindi pensa, dice, stiamo esagerando? Possibile che il Signore ci vuole, vuole tutti, vuole... Ma guardate, questa è la mentalità che c'è anche oggi, anche nelle nostre comunità. Dice, adesso va avanti tutti, brodo e acini, buoni e cattivi, va tutti a fare la comunione, no? Va tutti così. Dice, ma carazze, no? Dice, ci vorrà un po' delle regole, i paletti, ma poi se la tira qui predichi, dice, ma altri, no? Non dire niente. Capito? È la stessa problema, è stesso problema, uguale. Attenti, io non dico che questi sono in malafede, dico semplicemente che si pongono un problema. Dice, ma Signore, tu ci inviti tutti e non guardi in faccia a nessuno, non mi dici neanche, tu non mi selezioni in base neanche alla mia condotta morale, non mi seleziona neanche, lo fa, e Gesù lo fa spesso, no? Non fa dire l'altro dolore all'adultera. No, è così. La pagina che insomma, ecco, eppure c'è da parte di questa gente c'è un'esigenza di dire, ma capisco che Dio ci vuole tutti e non esclude nessuno, il regno di Dio è aperto a tutti e così di seguito. Ma basta, c'è questa preoccupazione, una preoccupazione che una persona dice, ma non devo fare niente io? È una domanda legittima, vera, ma è anche vera, cioè questa domanda può aiutare anche noi a capire che l'amore di Dio è gratuito, aperto a tutti e è rivolto a tutti. Ma detto questo, non vuol dire che io mi basta godere di questo semplice annuncio. Allora, questa ultima espressione vuol dire che la veste è importante non tanto nel senso che io mi devo dare un comportamento giusto, coerente con le leggi e le prescrizioni. Quello che Matteo vuole dire, e la comunità cristiana diceva, che non basta semplicemente, non basta dire sì a vengo, entro, non basta questo. L'amore di Dio funziona quando viene accolto. Quindi, dietro a questa veste bianca, cosa c'è? C'è semplicemente questo. La comunità cristiana avverte ai cristiani provenienti dal mondo giudaico, dice loro, l'amore di Dio è aperto a tutti e non è condizionato da nessuno, da niente. Dio non esclude nessuno nella sua casa. Ma, detto questo,
dice anche, e questo è il senso della veste, dice anche è importante che questo amore gratuito, incondizionato di Dio, che non guarda quello che sono, questo amore deve, per essere fecondo in me, deve essere accolto. Quindi nella veste bianca c'è questo atteggiamento particolare che viene chiesto, ma questo vale anche per noi oggi. Questo vale anche per noi oggi. Cioè non dire sì. Il dire sì formale non è sufficiente, perché questo amore di Dio incondizionato si realizzi dentro di te, è necessario che tu apri le mani, accolga questo dono d'amore gratuito. E questo è fondamentale, è quello che Gesù ha sempre chiesto. Non ha chiesto Gesù le mani pulite, ha chiesto le mani aperte ad accogliere il suo amore e la sua misericordia. Questo è il punto nuovo, ma è il punto vero, in questo coincide col Vangelo di Luca e con tutto il resto. Ma questo vale quel tempo e vale oggi per noi. Quindi questa riflessione aggiunta della comunità cristiana su questa parabola è importante per noi, perché ci aiuta a mettere più a fuoco quello che è il messaggio vero evangelico, cioè l'amore di Dio è per tutti, è incondizionato e non guarda niente. Ma da questo io non me ne devo approfittare, ma questo amore diventa veramente fecondo in me quando io accolgo questo amore. Ma accolgo non dire signor sì, non formalmente, lo accoglio in maniera profonda tale che questo amore mi converte, mi cambia, mi rinnova. L'abito non era il modo d'essere, né inteso come il modo di essere per l'ebreo, no? L'abito per l'ebreo sì. Quindi vuol dire che io devo cambiare, non devo più continuare a vestire l'abito normale di tutti i giorni, devo vestire questo abito. Sì. A me, scusi, prima volevo dire, forse ingenuamente, ma si ricollega alla veste bianca che ci viene data nel battesimo. Devo mantenere un comportamento retto. È un'altra cosa. Conforme. No, scusa, volevo dire che il cambiamento mi viene dopo l'accoglienza del Regno. Certo, cioè non so io che mi converto e quindi merito l'abito. Certo. Ero escio. Ma guardate, qui c'è uno dei problemi fondamentali. Io vi invito a leggere La radicalità del Vangelo di Enzo Bianchi, che parla moltissimo, in una maniera molto chiara, il rapporto tra conversione e la novità. Noi abbiamo, nella nostra catechesi, noi abbiamo posposto, abbiamo messo io mi converto e quindi arrivo a meritare di entrare nel regno di Dio. In realtà invece è rovescio nella, no? Dice, è l'amore, se tu accogli, è l'amore di Dio che ti converte. Non sono io che mi do da fa e per cui mi converto. È l'amore di Dio accolto che mi converte, mi cambia il cuore. Quello è pelagianesimo, quello che Papa Francesco dice è pelagianesimo, nell'ultima esortazione. Oh, meno male, siamo d'accordo. No, ma io infatti bisognerebbe fare un incontro su questo, però il tempo è quello che è. Mi piacerebbe parlare proprio sulla conversione, perché la prima conversione non è nostra, è quella di Dio. La conversione di Dio mi cambia, mi converte. Di. Sì. Io, scusa, però non trovo necessaria questa spiegazione, questa teoria che la seconda parte è stata aggiunta in un secondo momento. Perché poi secondo me sono strettamente legate, vogliono dire la stessa cosa, interpretare in un certo modo. Perché quando è vero che Dio
no? Per alcuni chiamano quello banchetto buoni e cattivi, no? Che significa? Un po', no? Come dire, contro il legalismo, immagino, no? Del popolo, del popolo, delle comunità che deriva dall'ebraismo, no? Allora, buoni e cattivi significa che poi alla fine chiama anche noi, quei pagani, chiama poi chiunque, no? Ma se vogliamo anche chi non è stato evangelizzato, perché io credo che alla fine, no, quando dice chi non ha l'abito delle nozze, chi è? Colui che non vive con carità, no? E alla fine può darsi pure che il cinese che dà la vita, che fa, cioè magari c'è lo vicino di Gesù più cristiano che rispetta non so quale, no? Formalità o all'epoca ebrea, cioè ci vedo, no, questo paragone molto della prima comunità ebraica a quella che potrebbe essere una chiesa un po' ammuffita di oggi, no, o magari di sempre, col paragone di un mondo che poi è fuori e che comunque geme e ama e soffre, anche se non conosce Gesù per tanti motivi, no? Quindi secondo me questi cattivi sarebbero intesi, tra virgolette, le persone che magari non conoscono Gesù, ma che hanno l'abito di nozze. Cioè le due cose le vedo comunque collegate. Ma si tratta di capire cosa vuol dire avere l'abito di nozze. La carità. Ah, ma io dico più che la carità di lasciarsi amare. Perché non è possibile che l'abito di nozze è il battesimo, perché quel credo che guardate, non c'è. Guardate che è più difficile lasciarsi amare che amare. E quello che Gesù chiede sempre a tutte le persone. Agli altri ci frega l'egoismo, il pensare di essere a posto, il pensare di non aver bisogno di nessuno, di conversione, non aver bisogno di questo. Il Signore non ci chiede di essere perfetti, puliti, rifiniti, ci chiede semplicemente di lasciarsi amare. Questo atteggiamento non è legato alla moralità, al comportamento morale mio, alla mia fede, no. È legato, quindi per cui quelli ti dicevi te, può essere, a questo invito sono invitati tutti, è vero? Oh, sì, va bene. Quindi quel che dice va bene. Però le due cose, allora i due versetti, non è che per forza... No, ma infatti fa parte della parola di Dio. Non è che... mica è stato... La faccia gli esageri. Ok, io vado perché vedo che già Stefano è pronto.